Fino al 10 giugno, al primo piano della Galleria degli Uffizi è ospitata una mostra dedicata a Elisabetta Sirani, giovane e talentuosa pittrice bolognese del 600, scomparsa a soli 27 anni. Elisabetta Sirani era una donna forte che lavorava nella bottega del padre e che morì giovanissima per un'ulcera, forse a causa del troppo lavoro e dello stress. La personalità di Elisabetta Sirani emerge soprattutto se si pensa che alla sua epoca a Bologna viveva appunto questo astro incredibile, amato da tutta Europa, che era il Guercino. Eppure Elisabetta riuscì a in parte dominare la scena artistica bolognese, a farsi visitare dai grandi, dai potenti che arrivavano e approdavano a Bologna e andavano direttamente nello studio a vedere questo portento di donna, e riuscì a fare da contraltare al Guercino. Aveva una energia di segno e di pittura molto simile, ma un carattere, come dicevo prima, assolutamente originale. In mostra a Firenze una selezione di 33 opere provenienti da raccolte italiane pubbliche e private, testimoni della stupefacente produttività e della prodigiosa velocità esecutiva della pittrice, che dipingeva con una facilità e sicurezza definita da gran maestro. La carriera artistica di Elisabetta Sirani si svolge nell'arco di 10 anni, dal 1655 al 1665, con la sua prematura scomparsa a soli 27 anni. Nell'arco di questo decennio la sua produzione artistica, oltre che notevole per quantità, perché realizzò una quantità davvero impressionante di dipinti, disegni e anche stampe, perché lei era anche lei stessa autrice di acqueforti, sia da sue invenzioni che da invenzioni di altri artisti, in particolare il padre, che era il suo maestro presso il quale si era formata. E nell'arco appunto di questi pochi anni per un artista riuscì ad arrivare a, diciamo, a maturare uno stile, una cifra stilistica altamente personale, che riprendeva i linguaggi artistici della tradizione bolognese, a partire dall'inizio del Cinquecento con i Carracci, per arrivare poi dopo anche all'assimilazione e alla rielaborazione del linguaggio di Guido Reni. Elisabetta Sirani veniva lodata dai suoi contemporanei per la leggiadria senza stento e la grazia senza affettazione delle sue creazioni. La Sirani era molto nota e molto apprezzata dai suoi contemporanei, non solo per la grazia e la leggiadria delle sue composizioni, ma soprattutto per la sua grandissima capacità inventiva. Era molto apprezzata, e lei stessa era molto orgogliosa della sua grande capacità di dipingere soggetti devoti, ma anche soggetti allegorici e soggetti storici tratti dalla letteratura, dalla Bibbia e anche dalla storia antica, secondo delle iconografie non convenzionali. Ad esempio, nella Porzia, che è il dipinto che ha alle mie spalle, la pittrice sceglie di rappresentare questa eroina della storia romana non nel momento del suicidio, che era invece il momento più rappresentato e più convenzionale, ma nel momento in cui si ferisce ad una gamba per dimostrare al marito Bruto di essere abbastanza forte e coraggiosa per condividere con lui anche la congiura contro Giulio Cesare. Quindi ovviamente Elisabetta sceglie di rappresentare questa donna come una donna forte, che con delle caratteristiche virili che sono anche allo stesso tempo ovviamente delle caratteristiche che lei attribuisce a se stessa.